Avete sentito che era giornale radio e viabilità. La pubblicità ce l'abbiamo fra una decina di minuti, una decina di minuti che spenderemo con Marco Esposito per presentare l'evento, diciamo così, politico della giornata a Roma, perché arriva nella capitale Matteo Renzi, accompagnato, Marco è camper di Renzi, Mario. Accompagnato da una polemica sui manifesti, vero Marco? Sì, diciamo che per chi non vive a Roma, diciamo, è una polemica difficile da capire, perché la capitale è solita essere, purtroppo lo dico, è solita essere imbrattata da tanti, c'è una guerra, diciamo, dal centrodestra e centrosinistra nelle affissioni, non solo durante il periodo elettorale, ma durante tutto l'anno, diciamo. Matteo Renzi, per pubblicizzare il suo arrivo nella capitale, del suo tour adesso, che sta toccando tutte e 110 le province italiane, Mario, ha fatto fare qualche affissione, soprattutto al centro di Roma, mi risulta, e come spesso accade, chi fa questo tipo di attacchinaggio magari non rispetta al 100% le regole, diciamo così, Mario, diciamo questo piccolo eufemismo. Io so che si è arrabbiato tantissimo, mi hanno detto che sì, ha telefonato ululando, diciamo, per questa cosa dei manifesti abusivi, anche perché il sindaco di Firenze si picca di essere, insomma, al 100% attento alle questioni di legalità. Questa è stata una cosa, però diamo l'appuntamento ai romani che volessero andare ad ascoltare le parole del sindaco di Firenze, che oggi è, mi pare, alle 21.15 l'appuntamento all'auditorium di Via della Conciliazione, giusto? Esatto, all'auditorium della Conciliazione, si aspetta tantissima gente, Mario, la sala è grande, sono circa 1.200 posti mi pare, sì. Però insomma, visto anche la folla che accoglie Matteo Renzi anche al nord, insomma, io sono stato a Verona alla presentazione della prima tappa del tour per lavoro, Mario. Uh-huh. C'era tantissima gente, sì, insomma, chi volesse venire a sentire Renzi seduto in maniera comoda, eccetera eccetera, forse il consiglio è di arrivare abbastanza presto, non arrivare come succede spesso a noi romani all'ultimo minuto per prendere il posto, ecco, potrebbe trovare tantissima gente. Ci sarà gente, insomma. Ci sarà anche tanta politica romana, Mario, immagino. Ovviamente, no? Tanta politica romana, anche regionale, visto che queste sono le ore anche delle decisioni sul Consiglio regionale del Lazio. Poi c'è da segnalare anche un'intervista al Messaggero oggi che anticipa l'arrivo appunto di Renzi nella capitale, un'intervista in cui Renzi chiede le dimissioni da Polverini, un'intervista anche interessante sulla chiave delle questioni interne, perché Renzi dice Bersani vuole il turno unico. Col turno unico, Bersani vuole il doppio turno, scusa, col doppio turno ci sarà un fiorire di candidati del PD, e questo lo viene reputato come un errore da Renzi, che se la prende col segretario. Forse per la prima volta Renzi attacca Bersani proprio dritto in faccia, come si dice, insomma, su questa questione regolamentare. Il tema delle regole delle primarie sta diventando centrale nel centro-sinistra, oggi ne vedremo sicuramente una puntata qui a Roma. Cosa ti sei fatto come idea? Innanzitutto le regole penso saranno decise ufficialmente il 6 ottobre all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Quello che è, Mario, è, secondo me, potevano essere gestito tutto meglio se insieme all'annuncio delle primarie, che è stato fatto da Bersani, diciamo ormai a giugno, a una direzione nazionale, il partito si fosse messo immediatamente a stabilire delle regole. Invece si è stato immaginato un percorso con una serie di tappe. Questo ha fatto sì che da una parte Bersani fosse candidato e segretario allo stesso tempo, mentre gli altri in teoria dovevano aspettare queste famose regole, soltanto che le regole, siamo ormai a fine settembre, ancora non sono arrivate. È chiaro che chi vuole correre seriamente per le primarie è dovuto scendere in campo piuttosto prima. Io non sono d'accordo con Renzi sul fatto del turno unico e del doppio turno. Secondo me, se io fossi il sindaco di Firenze, dico, Mario, sì, punterei al doppio turno. Potrebbe essere facile per lui, dici, scontrarsi faccia a faccia. Lui ha paura che l'uso dell'albo degli elettori sia poi quello di andare a cercarsi un elettore tra il primo e il secondo turno, casa per casa, diciamo così, con le armi che magari un partito ha a disposizione. Questa cosa potrebbe essere problematica per lui sul resto del territorio nazionale, diciamo, al di là di Firenze. Io non so, adesso secondo me c'è anche un problema di privacy relativo all'uso dell'albo degli elettori, perché io non so quanto sia
regolare, registrare chi va a votare a una elezione primaria, viene mantenuto questo albo per 15 giorni e poi che fai, controlli che ritorna al seggio soltanto chi ha votato. Mi sembra un modo anche culturalmente sbagliato di chiudere un po' le primarie, però se fossi in Renzi farei un altro tipo di ragionamento, tra primo e secondo turno, secondo me per l'outsider può innescarsi una, diciamo così, una sorta di di corso vittorioso, cioè nel senso si può alimentare magari dopo il primo buon risultato al primo turno un meccanismo che lo può portare a superare Bersani, che magari invece è il favorito della corsa alle primarie. Ecco, poi diciamo che una settimana in cui rimangono le luci dei riflettori soltanto su Bersani e Renzi, magari con uno scontro televisivo su UDEM, la TV del partito, magari a Ballarò o da qualche altra parte, può essere una carta vincente per Renzi, ecco. Grazie a Marco Esposito di essere stato così a lungo con noi nella versione sia di Zemmagnano Convinto che di cronista della capitale. Grazie Marco Esposito. Grazie a te Mario, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sarà una lunga giornata, ma lunghi mesi, diciamo così, a caccia delle primarie.